Se io fossi uno dei feudatari, un Toraldo, un Carafa o un Vaz, vi direi benvenuti nel mio castello. Invece il castello appartiene a tutti i molesi. È il nostro castello questo. Noi molesi, nel quale possiamo entrare liberamente dopo tanti secoli. Ma ciò che è più importante, possiamo anche uscire liberamente, perché la storia ci dice che questo castello non fu baluardo contro chi voleva sopprimere le libertà dei molesi, anzi a suo tempo fu proprio mezzo questo per sopprimere le libertà dei molesi. E quando avremo la possibilità di andare insieme giù nei sotterranei a fare una visita, vedrete le segrete, si chiamano, cioè le carceri, le celle, i luoghi di tortura. Ma non fu sempre così. Se noi siamo qui stasera, lo dobbiamo alla volontà dell'amministrazione comunale e alla caparbietà di un personaggio molese che è l'assessore Enzo Linsalata, il quale, come sempre, dopo aver fatto queste cose, si mette in disparte. Ed infatti le avevamo riservato una sedia e non c'è. Anche ieri sera, mentre in prima fila erano sedute le autorità, Linsalata non c'è, perché è fatto così. Ci troviamo nella porta. E devo dire, cari amici, che questa in questi giorni è stata veramente la corte dei miracoli. E sapete perché? Perché io venivo di pomeriggio qua e vedevo ancora tutto sconquassato e dicevo non si fa niente. Invece il mattino dopo, ritornando, trovavo un pezzo di pavimento fatto, trovavo le luci già a posto. L'altro giorno per piazzare la mostra lì era un disastro, ero veramente convinto, dico qua non si fa niente. Invece tornai il giorno dopo ed era già tutto piazzato. Perché? Perché questo Enzo Linsalata ha questa, non lo so, una virtù, ha qualche cosa insomma, no? Invece di fare l'amministratore, cioè quello, è il vice sindaco, pensate, dovrebbe dare ordini, dovrebbe dire fate questo, fate quello, invece no, dice fate questo e fate quello, quando vede che gli altri non lo fanno, se lo va già che e lo fa lui. Ecco perché ci troviamo questa sera e io penso di rivolgere un applauso al nostro Enzo. Noi stasera vi tratteremo poco, vi diremo un po' di storia di questo castello, quella che sappiamo noi, la storia di questo castello. E vogliamo rimanere in tema, vedete è bello, è veramente bello stare qui stasera con quelle facce accese, con quelle luci, non lo avevate mai visto, neanche noi lo avevamo visto, l'abbiamo visto solo qualche giorno prima di voi.
Ma iniziano a rispondere forse. Sì, aspetta, fammi finire di vedere. Ah. Professore, sì. Si può? Sì, sì. Una prima impressione sul castello e Mola. Beh, di Mola non posso dire niente, il castello mi pare una struttura straordinaria, di grande disegno, nel senso che l'architetto che l'ha pensata ha fatto un'architettura militare, ma avendo un'intelligenza da artista, perché è costruita con dei volumi che mi sembrano di grande compattezza, è più piccolo di quello di Bari, ma ha un'architettura che mi sembra anche più bella, e per questo risulta assolutamente inconcepibile che venga coperta da quel cesso di cinema che è una cosa... Vabbè, ma non è una cosa, non ci vuole Sgarbi per capirlo, insomma. È un cesso di cui non riusciamo a levarlo di mezzo. Questo dipende dal fatto che i magistrati... I cessi si usano? No, in questo caso questo non si usa, poi si usasse capirei, no. No, dipende dal fatto che i magistrati sono dei delinquenti comuni in gran parte, che si occupano di mettere in galera la gente, molto spesso quando non è colpevole, e non di fare il loro dovere, perché il corpo del reato non è soltanto il fatto che non abbia preso dei soldi, cosa che comunque merita una pena, ma anche quel corpo del reato vivente che è quella schifezza lì. Quindi tu che sei un magistrato lo devi far abbattere in 10 minuti, non metterci 2 anni, 3 anni, 5 anni di... Quindi i magistrati non fanno il loro dovere perché hanno fatto distruggere l'Italia. Dove ci sono cose di questo genere non intervengono, e intervengono invece contro le persone. Con questo non voglio, come qualcuno penserà, giustificare i ladri, ma dire che di problemi che riguardano l'Italia e il suo malgoverno ce ne sono tantissimi, che dimostrano che da 30 anni la magistratura è complice degli speculatori. Che se di fronte a un caso come questo ancora non si pronuncia, vuol dire che evidentemente, anche senza avere interessi diretti, difende però qualcosa che è contro il buon senso e la civiltà. Ma è anche vero che la sovrintendenza non stia facendo tanto. Hanno detto che la sovrintendenza ha già fatto l'ordinanza di abbattimento e che questo è bloccato dal tribunale. Il tribunale è un'avvertenza in cui di fronte a un fatto oggettivo, che è un corpo del reato vivente, non interviene. Sono pronti ad arrestare il primo innocente, non sono pronti a far abbattere il primo cesso immondo che si vede in questa... È una cosa inaudita. Un impegno del professor Sgarbi di seguire la vicenda? No, seguirla, io non prometto mai niente per carattere. Non posso seguire, però posso fare una cosa. Se mi date delle fotografie, non della mia persona, appunto, che conosco già, ma del manufatto, faccio vedere in televisione e dirò le cose che sto dicendo qua, che è un esempio di, come tanti altri in Italia, ma questo è clamoroso perché l'edificio è di grande rilievo. Ed è importante che la Puglia, che ha una testimonianza architettonica nel 200 e nel 300 di questo rilievo, abbia un buon motivo. Io non sono mai venuto a Mola perché? Perché il vostro castello, anche una persona colta, diciamo, come io sono, non è abbastanza conosciuto. E se tu non solo non lo fai conoscere, ma quando uno arriva lo copri con quel cesso, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Poi rischia di diventare cesso anche il paese. Beh, questo non l'ho visto il paese, quindi non posso dire, ma voglio dire che un monumento come questo sia oppresso in quel modo è un buon motivo per non venire a vederlo e per non sapere che c'è. Cioè, se io ho una bellissima donna e le appiccico sopra un vecchio barbuto schifoso e me ne faccio della donna, cioè voglio dire, non ci vado. Perché vuol dire che si prende il barbuto? Non me lo prendo, sto a casa e vado con un'altra, no? Quindi qui... Comunque, onorevole, tenga presente che tra il proprietario di questo cesso, così come lei giustamente ha detto, no, è noi, no, sì. È la magistratura, ci sono stati senz'altro delle connessioni, connivenze e collusione. Questo, lei, io l'ho sospettato, io non avevo gli elementi. Questo è poco, ma è certo, se no in 20 anni avremmo... A 20 anni addirittura. No, io l'ho detto senza saperlo, siccome vengo oggi da una discussione fatta pubblici ministeri per la questione del Petruzzelli, perché hanno arrestato Pinto, e allora abbiamo fatto una discussione, io ho verificato che anche lì gli elementi per arrestarlo non c'erano, io poi non voglio dire che uno sia innocente, colpevole, ma voglio dire che per arrestare qualcuno vorrai avere uno straccio di prova sicura. No, parli con un pentito che poi fa le previsioni del tempo, quella anacondia che aveva detto che anche in Sardegna sarebbero arrivate le bombe che non sono mai arrivate, che però sembrava attendibile. Il quale pentito ha parlato con 2 in carcere che gli hanno detto che Pinto è stato il mandante dell'incendio. Poi si scopre che i 2 pentiti che hanno parlato con anacondia negano di avergli parlato. Allora dico, prima di mettere in galera Pinto vai a parlare con i 2 pentiti, in maniera tale che fai un riscontro incrociato prima di arrestare qualcuno. No, invece lo arrestano. Poi si scoprono che sono sbagliati, io arresterei loro, perché non puoi arrestare le persone senza la certezza del reato. Ora, il ragionamento l'ho fatto adesso, perché siccome qui la magistratura ha di fronte un fatto indiscutibile, che in 20 anni non l'abbiano risolto, è la prova di una inettitudine, di una, come dice giustamente l'assessore, complicità con chi ha speculato, anche magari in quel momento, immagino 20-30 anni fa,
non pensando di fare, perché era comunque prova di ignoranza per chi l'ha fatto in quel modo, però allora potevi pensare nell'indifferenza per i beni culturali che quella cosa si potesse fare, ma una volta che ti accorgi che è stato fatto un pasticcio lo elimini. Certo. Non è che la magistratura non ha gli elementi, c'è la legge del 39, la legge per i beni culturali, c'è la soprintendenza che ha deciso, c'è un corpo del reato vivente e tu di fronte a un monumento di questa natura lasci quella cosa, ma ci vogliono solo dei pazzi. Va bene, chiudiamo. Nella sua trasmissione. L'ho spiegato ieri. L'ho spiegato ieri, l'abbiamo sentito. Scusa, molto attentamente. È vero che la presenza è vero che la presenza del professor Sgarbi insomma attira un po' l'attenzione di tutti, però c'è cioè, un po' tanto. Io vorrei chiudere questo nostro incontro con stasera con il suo impegno di portare in televisione e quindi amplificare il nostro problema a livello nazionale. Io la posso dire questo, che l'impegno è appunto limitato a quello che dice lei, perché non è che posso fare una campagna storica su questa cosa. È un impegno non indifferente. Un riferimento preciso, perché mi sembra giusto farlo, non perché ho un motivo di fare una gentilezza richiesta, perché è un mio dovere, di fronte, io una cosa che poi avrei voluto fare da tanto tempo e che tra l'altro è uscita anche come libro, quella di far vedere le brutture d'Italia. Questa è una delle, voi avete come dire, però un primato, una delle cose più brutte che si possono vedere in Italia. Quindi... Beh, è già un argomento per far discutere. Va bene, grazie al professor Sgarbi. Cos'è? Telemola e basta. Telemola e basta. Negativa rispetto all'operato dei passati amministratori che hanno lasciato sì che il castello, il cinema fosse costruito. È naturale che darà una mano, ha detto che del resto la registrazione lo potrà dire, le parole dette dall'onorevole sono state offensive nei confronti di chi ha consentito di mantenere in vita ancora per tanto tempo questa struttura che opprime il castello. Quindi si accende una speranza per Mola? Ma senza dubbio, questo fa parte di quei movimenti che abbiamo predisposto, l'amministrazione comunale ha predisposto perché si possa fare un po' di chiasso intorno al problema Castello, che si smuove l'opinione pubblica, la magistratura venga in qualche modo scoraggiata da eventuali iniziative strane che potrà prendere l'8 marzo, che ci sarà la nuova udienza per l'abbattimento del cinema Castello. Questo entra appunto nel contesto di quelle iniziative tendenti appunto a pubblicizzare la cosa. Quindi questa speranza di chiudere sarà alimentata, per così dire, dalla proverbiale caparbietà del nostro assessore?
Io penso che è normale che un assessore si impegni, soprattutto se la delega è la propria delega, quindi ritengo che io debba operare in pieno, soprattutto in questo caso che è un problema che va avanti da 20-30 anni, è un problema che va risolto. Spero che sia il fiore all'occhiello di questa amministrazione l'abbattimento del cinema. Quindi il prossimo appuntamento è per l'8 marzo? Sì, l'8 marzo, dove ritengo che sia opportuno formare un movimento tale che scoraggi, appunto come ho detto prima, iniziative anomale dalla magistratura. Va bene, grazie. Servono per sensibilizzare l'opinione pubblica. E per martedì, davanti al TAR, davanti al Piccinni, il Teatro Piccinni, ci dovrebbe essere una manifestazione organizzata dall'assessore alla cultura, ma in questo caso dall'assessore ai beni culturali. Ecco, chiediamo all'assessore ai beni culturali cosa è stato organizzato. Sì, come tu hai ben detto, le varie iniziative intraprese dall'amministrazione comunale per sensibilizzare l'opinione pubblica, vede stasera il concerto dell'Accademia del Canto, ieri c'è stata una conferenza su beni culturali, domani ci saranno altre manifestazioni. Sono manifestazioni messe su perché devono sensibilizzare l'opinione pubblica e della cosa si deve parlare anche in giro in maniera tale che la magistratura possa avvertire l'impegno non solo dell'amministrazione comunale ma dell'intera popolazione al recupero del Castello Angioino. Non è più una popolazione che disattesa sul problema dei beni culturali, che non avverte la necessità di recuperare un bene culturale. Oggi il livello è di gran lunga superiore a quello che accadeva nel 1957, quando si lasciò consentire per tacito consenso, non per una regolare autorizzazione, la costruzione di quel cinema che ha ostacolato ogni recupero del Castello Angioino. Oggi abbiamo il conforto di critici d'arte che ci hanno segnalato il nostro castello come uno dei migliori esistenti in Puglia, come un documento storico di estremo valore e che quindi va necessariamente recuperato. Hanno anche dato un particolare riferimento a quello che è il comportamento della magistratura, certamente non riteniamo a nostro avviso e avviso di quanti hanno parlato non del tutto lineare. Non è possibile concepire a distanza di 35 anni di una struttura abusiva, concepire ancora il mantenimento di questa struttura andrebbe demolita, la magistratura non dovrebbe trovare eccessive difficoltà. L'8 marzo, come tu ben hai detto, è la data decisiva, dovrebbe essere la data in cui la magistratura del TAR deve dare la sua decisione in merito all'abbattimento o meno del cinema. Quindi l'appuntamento per tutti coloro i quali abbiano intenzione di partecipare, a che ora è domani mattina? Martedì mattina 8 marzo. Martedì 8 marzo dei Pullman partiranno, ho detto prima, messi a disposizione da sponsor, partiranno dalla piazza 20 settembre alle 8 precise, ci saranno anche un carro fatto in carta pressa ed altri cartelloni, striscioni che serviranno appunto a mettere in evidenza qual è il nostro problema lì a Bari. Quindi ritengo che la popolazione disponibile per martedì sia lì con noi a manifestare questa volontà di recupero del Castello Angioino. Ecco. Potrebbe risolvere domani una storia di degrado storico-culturale che da 30 anni affligge la città di Mola di Bari. Il TAR infatti si esprimerà sull'abbattimento del cinema costruito proprio a ridosso della struttura medievale. Sentiamo Massimo Bianco. Il giorno della riscossa sembra finalmente arrivato. La spina nel fianco, dopo 30 anni, potrebbe essere tolta dal castello di Carlo d'Angiò. Siamo a Mola, cittadina sul litorale barese, che oltre a vivere di pesca, convive dal 1957 con uno dei più grossi scempi compiuti ai danni di una struttura di difesa risalente al 1274. Una sala cinematografica, ormai in disuso e ridotta ad un rudere, costruita proprio a ridosso di uno dei castelli più belli della Puglia. Un'offesa ai beni culturali della quale i cittadini molesi...
vogliono proprio disfare. Ricorsi, denunce, carta bollata e polemiche non sono riusciti a far abbattere una struttura che oltraggia il castello. Nel 1988 viene ordinata la demolizione del cinema, ma i proprietari fanno ricorso al TAR. Da quella data tutto è rimasto sospeso. Ma a distanza di 5 anni, domani il TAR si esprime e per Enzo L'Insalata, attuale assessore alla cultura, uno dei più convinti assertori della difesa del castello, sembra essere arrivato il grande giorno. 5 anni la magistratura attende di dare un esito alle nostre, all'ordinanza sindacale, al decreto ministeriale. Purtroppo sono passati 5 anni. Spero che l'8 marzo sia la data decisiva per l'abbattimento del cinema. Ma se le cose non dovessero andare per il verso giusto, la battaglia continuerà. L'amministrazione comunale di Mola non demorde. Certamente ricorso al Consiglio di Stato, questo è chiaro, non ci sono alternative diverse, ma non penso che la magistratura abbia tanto coraggio di esprimersi contrariamente a quanto ha fatto il Ministero dei Beni Culturali attraverso un parere dell'ufficio tecnico ministeriale. Poi ci sono le leggi che vietano il condono ad un edificio a ridosso di un monumento. Il castello, le cui condizioni di salute non sono precarie, ha già ricevuto nel tempo un intervento di recupero e ha accolto anche manifestazioni culturali. Ma se la spina nel fianco sarà abbattuta, è già pronto un progetto per farlo ritornare a vivere. È l'intenzione dell'amministrazione comunale di procedere ad un restauro, tant'è che c'è un progetto in corso di finanziamenti da parte del POP che vede la ristrutturazione e il consolidamento del castello. Ma riteniamo di dover fare un museo di civiltà contadina o di civiltà marinare. Martedì mattina un manipolo di uomini si è mosso alla volta di Bari, meta il TAR Puglia. Ci aspettavamo una presenza più massiccia da parte dei molesi, invece del gruppo sparuto, circa 60 persone, che ha manifestato compostamente e civilmente davanti alla sede del TAR. Questa specie di armata Brancaleone ha ottenuto, a dispetto dell'inconsistenza numerica, quello che si era prefisso. Cartelli, striscioni, stendardi, gonfaloni e in miniatura il castello Angioina e il famigerato cinema hanno colpito nel segno. Il presidente del TAR ha infatti detto di essere rimasto infastidito, positivamente per noi, da quella piccola ed educata manifestazione esterna. Ha detto testualmente che non concedeva ulteriori rinvii perché non sopportava l'idea di gente che manifestava all'esterno. Dopo aver passato la parola al relatore, il quale ha dettagliatamente messo in evidenza i punti essenziali dell'intera vertenza, si è riservato per la decisione, cioè emetterà la sentenza. Come da prassi, aspetteremo ancora qualche tempo affinché il provvedimento venga notificato, ma ormai è questione di settimane. Prima che si svolgesse l'udienza, gli avvocati di Patano nipote, anche lui presente in aula, hanno tentato con una nuova proposta una ulteriore mossa per ottenere ancora un rinvio. Il tentativo è fallito perché i nostri avvocati non l'hanno accolta. Capitolo chiuso. Finalmente il giudice del TAR, il presidente, emetterà la sentenza. E in passato invece sono stati concessi troppi rinvii, sospensioni, slittamenti che hanno trascinato questa vertenza per oltre 35 anni. Quasi quanto i politici che ci hanno governato fino ad oggi. Molto probabilmente ora si passerà al Consiglio di Stato. Aspetteremo e lotteremo, non l'abbiamo fatto per 35 anni, lo faremo ora. Ormai è chiara l'intenzione del Patano, prendere tempo per sperare in una trattativa. Ma è palese anche che il Patano continua solo per una questione di puntiglio. Per noi è orgoglio e dignità, non ha scampo. Una curiosità, il TG3 Puglia ha trasmesso martedì 8 marzo un servizio sulla vicenda e il cronista ha concluso dicendo: il giudizio non è affatto semplice e scontato come sembra. Che non sia semplice sono d'accordo, ma dire che non sia scontato se si conosce l'intera vicenda mi pare superficiale. Superficiale, male informato o altro? Siamo nel TAR. Proprio qualche attimo fa il giudice si è impegnato per una chiusura definitiva, almeno per quanto riguarda il TAR. Ecco, chiediamo all'assessore e poi all'avvocato Iacovelli. E pareri a caldo.
Cosa posso dire come parere? L'udienza si è tenuta, cosa che non ci speravamo tanto. Qualcuno aveva ventilato l'ipotesi di un rinvio. Comunque così non è stato, il giudice è stato abbastanza energico nel dover dire che l'udienza va fatta perché soprattutto le sue parole sono state quelle di dire che la manifestazione giù non è stata gradevole per lui e quindi il problema andava risolto perché non si poteva più rinviare. E quindi si è discusso. E io penso che adesso mi auguro che nel giro di pochi giorni, almeno questo è l'augurio, se no saremo di nuovo qui presenti sotto altare a sollevare che la cosa sia decisa il più presto possibile. Ritengo che comunque dall'andamento la cosa debba considerarsi a nostro favore. Ecco, chiediamo un parere tecnico all'avvocato Iacovelli. Allora, ritengo che la discussione fatta dal relatore puntualmente su tutta la vicenda giudiziaria che riguarda la questione Patano Comune di Mola abbia evidenziato soprattutto quegli aspetti positivi per il Comune di Mola e che lo stesso Presidente ha richiamato qualche volta, come per esempio che davanti al Consiglio di Stato fu impugnato nel 1956-57 un'ordinanza di demolizione emanata dal Ministero degli Interni. Scusami.